Perché non ha sparato? Prego? Da Nathaniel. Poteva avere una pistola. Poteva uccidermi. Perché non ha sparato? Preferisco avere tutte le informazioni prima di prendere una decisione. Se possibile, compio scelte razionali. Ha avuto una frazione di secondo per reagire. Poteva centrarmi prima che lei si muovesse. Sono desolato. Credevo che lei fosse un duro, un poliziotto temprato dall'esperienza. Si spaventa così facilmente. Perché non se ne va a fare in culo, Norman? È lui. Miroslav Gordon? Sì? Tenente Carter Blake, vorrei farle alcune domande. Non se ne stia lì impalato, così lo perdiamo! Ehi, amico, stai a me! Deve fuggire. Lo prenderò quel bastardo. Merda, dov'è finito? Non si vede niente. Dove cazzo è Blake? Avanti, fammi vedere quel tuo brutto muso. Fa un freddo cane. Ho le mani intorpidite. Stavolta abbiamo trovato l'assassino dell'origami. Thank you.
Tutti i giornali parlano di Sean Mars, il ragazzino scomparso. Ho visto tutti i genitori delle vittime e le uniche cose che ho ottenuto sono questo telefono e una scatola con degli origami. Non riesco a respirare con tutta questa dannata umidità. Speriamo che smetta di piovere presto. Dovevo riposare. È da quando sono ricominciati gli omicidi che dormo male. Mi aveva detto di contattarla se ricordavo qualcosa. Posso entrare? Certo. Un drink? Solo un bicchiere d'acqua. Grazie. Glielo porto subito. Grazie. Mi è venuta in mente una cosa. Forse non è importante, ma il giorno in cui Johnny scomparve arrivò questa lettera. Una lettera? Che tipo di lettera? Per il padre di Johnny. Non so cosa c'era dentro, ma la lesse e se ne andò. Fu l'ultima volta che lo vidi. E lei crede che ci sia un collegamento tra la lettera e la morte di Johnny, non è così? Ricorda qualcos'altro in merito alla lettera? Non so perché, ma ho tenuto la busta. Niente di speciale. Eccetto l'indirizzo. L'indirizzo? È scritto con una vecchia macchina. Potrebbe essere un indizio. Grazie dell'aiuto.
La terrò aggiornata. Aspetti. Non posso starmene qui con le mani in mano mentre lei cerca l'assassino di mio figlio. È da quando l'ho conosciuta che ci penso. Voglio venire con lei, aiutarla nelle indagini. La risposta è no. Se rifiuta il mio aiuto, mi tengo la lettera. Prendere o lasciare. Lauren, un'indagine del genere è molto pericolosa. Non posso fare la guardia del corpo. Quanti indizi ha trovato, signor Shelby? Questa busta potrebbe essere la sua unica traccia. Ho capito. È stata una pessima idea. Scusi se le ho fatto perdere tempo. Aspetti. Lei è una donna davvero speciale. Devo ammetterlo. Sono solo una madre. Una madre che vuole trovare l'assassino del figlio. Allora, siamo soci? Siamo soci. Meglio che lei mi aspetti in macchina. Siamo soci, ricordi? Quindi sempre insieme. Che ci facciamo qui? Dobbiamo vedere Gordy Kramer. Kramer? Il pezzo grosso della Kramer Construction? No, suo figlio. Credi che sia lui l'assassino? Per il momento vorrei fargli solo alcune domande. Non è stata una buona idea portare qui Lauren e solo per mettere le mani su quella stupida busta. Quanto credi che gli sarà costata tutta questa roba? Parleremo dell'arredamento un'altra volta. Staremo qui per molto? Questo posto mi mette i brividi. Cerco Gordy Kramer, tu resta qui finché non torno. Ok? Ok, chiama se hai bisogno di me. Ehi, scusa. Sto cercando Gordy. L'ho visto salire un minuto fa. Credo che lo vedremo ancora prima della fine della serata. Salve, vorrei vedere Gordy. Gordy non vede nessuno. Vatti. Senti, devi solo dire a Gordy che Scott Shelby gli vuole parlare. Ok? Stai cominciando a stancarti. Vattene prima che mi incazzi. Se ho intenzione di vedere Gordy Kramer, dovrò trovare un altro modo. Oh, lo vedi quel tipo laggiù? Lo sai che cosa mi ha detto di te? Che ti ha detto? Che bastardo! Adesso gli faccio vedere io! Stavi parlando di mia madre, stupido scimmione imbecille! Tu credi di... Sì, credi di essere un campione, vero? Beh, io lo sono per te. No. Orato? Ehi, parlo con te, scimmione! Cosa dicevi di mia madre? No, non ti conviene. Vieni qui a dettare legge, amico. Ma non sai chi sono io?
Signor Kramer? Shh, è la parte migliore. Mi chiamo Scott Shelby, investigatore privato. Indago sul caso dell'assassino dell'origami. Vorrei farle alcune domande. Vorrei sapere che cosa è accaduto al piccolo Joseph Brown. Fuori, avete capito? Andatevene fuori di qui! Cosa vuole? Il piccolo Joseph Brown è stato visto salire sulla sua limousine. Quella è l'ultima volta che qualcuno l'ha vista. So che lei è stato interrogato finché suo padre non ha alzato il telefono e il caso è stato chiuso. Gradirei sentire la sua versione dei fatti. Il ragazzino si era perso. Gli ho solo dato un passaggio a casa. È arrivata la polizia, ho chiarito il malinteso e sono stato rilasciato. Fine della storia. Nulla di tanto eclatante, no? Quindi lei è il buon samaritano che riporta a casa i bambini che si sono persi a due passi dalla sua limousine. Cerchi di inventarsi qualcosa di più verosimile. Molto bene. Sono l'assassino dell'origami. Carico le mie vittime in macchina, le affogo nell'acqua piovana, poi porto i cadaveri in una zona dismessa, gli metto un origami in mano e un'orchidea sul petto. Lo faccio perché mi annoio, signor Shelby. E questo è un modo creativo e divertente per svagarmi. Questo le è sufficiente? O devo aggiungere altro? Questa conversazione è finita. Portate via questo buffone! Pericoloso, Kramer. Lei sa chi è mio padre. Gli basterebbe un gesto per fare in modo che lei domani non veda il sole. È lei che dovrebbe avere paura, signor Shelby. Non io.